Mi chiamo Bana Moussa Maliona Solange, vengo dalla Repubblica Democratica del Congo. Sono in Italia da 4 anni per gli studi. Mi sono laureata in Economia dello Sviluppo alla Gregoriana e adesso, la settimana scorsa, ho finito un master nella cooperazione sempre allo sviluppo. Sono fra quegli studenti sempre di cui stiamo parlando qua che non sanno ancora come decidersi, come tornare, come restare. Non hanno ancora una posizione molto concreta. Però qui io volevo fare un po' qualche domanda. La prima domanda la voglio fare a Patrick. Voglio che lui possa darci un po' di chiarimento, perché quando io facevo il master c'è stata una persona che è venuta a parlare sul problema dei bambini. Del lavoro minorile. E io stavo dicendo che il lavoro minorile forse lo possiamo vedere in due lati, perché se per esempio parliamo del lavoro minorile in Cina, dove ci sono i bambini che stanno lavorando, non so, nelle fabbriche, che sono trattati male, che sono pagati male, è una cosa. Ma quando ci sono i bambini che per la vita devono lavorare e aiutare le loro famiglie. Per esempio, da noi ci sono le famiglie in cui i genitori sono morti dall'AIDS e il bambino più maggiore ha 14 anni, deve lavorare per far vivere i suoi. Allora, come l'avevo già chiesto, però non avevo ancora avuto la risposta. Perché sembra come una contraddizione, perché loro stanno sostenendo un po' i bambini minorili che stanno lavorando, però qui ci sono tanti movimenti che non vogliono il lavoro minorile. Allora io voglio avere un po' di luce in quella differenza di questi due lavori minorili. E la seconda cosa che mi ha proprio marcata è l'intervento di Hélène, che mi ha molto colpito perché è una cosa che di cui anche io penso sempre, soprattutto sul problema delle università, dell'inserimento delle persone. Per esempio, da noi ci sono tantissime università, ma io mi chiedo sempre qual è il sbuco di lavoro. Quando vediamo da noi ci sono tante persone che finiscono nell'economia aziendale, nell'economia, non so. In tante opzioni di economia, però dove vanno? Cosa faranno? Allora, so che l'educazione è molto importante da noi, abbiamo bisogno di educare le persone, soprattutto sapere leggere e scrivere è un diritto per tutti, però non serve soltanto sapere leggere e scrivere o studiare, dobbiamo sapere orientare le nostre studi, dobbiamo cambiare il modo di educare nelle nostre scuole. Per esempio, posso chiedere un po' a Pierre, il piano di studi che noi seguiamo in Congo, credo che è un piano che è stato dato dalla colonizzazione, non risponde proprio alle realtà che noi viviamo sempre nella realtà. Noi stiamo fondendo la nostra società su delle cose artificiali. Allora è molto difficile che noi andiamo avanti. Dobbiamo vedere proprio di che cosa abbiamo bisogno. Tutti volevamo, quando io ho finito ho avuto il baccalaureato, mi hanno chiesto, tutti noi abbiamo finito nella session commerciale, un po' del commercio, credo. E poi tutti chiedevano cosa vuoi fare? Io voglio fare l'economia aziendale, l'economia amministrazione. Nessuno voleva l'economia rurale perché diceva che dopo l'economia rurale io vado a lavorare nelle campagne. Tutti noi vogliamo entrare negli uffici, avere un lavoro che qualcuno ci paga, ma dove c'è quel lavoro? È un'utopia. Dobbiamo cercare a creare noi i nostri lavori, dobbiamo insegnare. La prima cosa che dobbiamo insegnare a tutti noi, a tutta la popolazione, è come pensare anche loro a creare un lavoro, non cercare
aspettare che ci sia qualcuno che ti può dare un lavoro. Quella è una cosa che dobbiamo cercare di insegnare, perché tutti noi, anche io, credo sono di quella generazione che stiamo aspettando sempre qualcuno che ci dia un lavoro. Però dobbiamo cambiare gli atteggiamenti, credo, per sì, abbiamo bisogno di cambiare il nostro paese, l'Africa in generale. E un'altra ultima cosa che volevo soltanto dire un po' più o meno a tutti quelli che lavorano nella cooperazione, forse dobbiamo cominciare a cambiare alcune parole. Non so, quando uno lavora nella cooperazione spesso dice che sto aiutando i poveri, sto aiutando le persone che stanno soffrendo, e non è che stanno aiutando, perché anche loro lavorano, guadagnano in questo lavoro. Allora non stiamo aiutando, stiamo lavorando insieme. Non è che state aiutando soltanto le persone che soffrono, però stiamo lavorando insieme, dobbiamo riconoscere quello. Non è che andiamo lì perché ho la pietà delle persone che soffrono o non so che, ma dobbiamo chiarire, la cooperazione non è proprio aiutare, ma collaborare. Grazie. Je crois que Eugène a fait vraiment quelque chose de remarquable ce soir. Et ça, ça va me rester et je continue à réfléchir dessus. Le fait de laisser cette table ronde à l'Afrique, est-ce que vous avez vu cette image-là? Pour moi, elle est très forte. Et cette image m'a rappelé un livre de Jean-Paul Coupandé, un intellectuel centrafricain, dont le titre est « L'Afrique sans la France ». Si vraiment l'Occident peut laisser l'Afrique revenir à elle-même, et lorsque nous avons entendu tous les jeunes, toutes les personnes qui ont intervenu, moi j'avais la chair de poule. J'avais la chair de poule parce que j'ai l'avantage de travailler en Afrique, et je coordonne les programmes dans 28 pays africains, où je vais presque tout. Tout le mois, je suis en voyage. J'avais la chair de poule parce que c'est vraiment la réalité de l'Afrique. L'Afrique plurielle. L'Afrique qui est sans berger. Et vous voyez comment nous nous sommes gérés. Et par moments, il y en a qui parlaient un peu trop. Il y en a qui ont exprimé le souci de comment les faire arrêter. Mais on a vu quand même une certaine harmonisation dans cette diversité, même des propos. Des propos parfois très violents, des propos parfois endormissants, mais des propos qui vous donnent la réalité de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être. Merci Eugenio pour cette image. Mais j'ai un message pour la diaspora africaine en Italie. Ce pays vous a accueilli. Ce pays vous a accueilli et vous continuez et vous devez continuer à garder l'africanité avec vous. Les maîtres du monde aujourd'hui qui gouvernent l'Afrique, la plupart n'habitent pas en Afrique. Vous avez le devoir, la responsabilité de penser et d'agir pour cette nouvelle Afrique dont nous rêvons tous. Et pour cela, je vous demande qu'au sortir d'ici, si vous ne l'avez pas encore fait, constituez-vous en une association pour laisser voir une autre Afrique en Europe. Pas toujours cette Afrique désespérante dont nous n'arrêtons pas de décrire, mais une Afrique qui porte l'espérance de ce monde. Parce que si on enlève l'Afrique aujourd'hui de la carte du monde, je ne sais pas ce que le monde sera. Le monde va certainement s'ennuyer. Je le dis au niveau de mon travail. Je le dis parce que je suis responsable des programmes pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Je dis toujours quand je commence à donner mon rapport, si l'Afrique et le Moyen-Orient ne donnent pas le rapport, il n'y a pas d'âme dans cette organisation. Et c'est vrai. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui à l'Afrique, j'ai tenu ce discours lors d'une interview il y a 2 semaines aux étudiants africains à Genève. Je leur ai dit, il y a un proverbe chez nous, si tu ne sais pas tailler une pagaie, regarde au moins les oreilles d'un chien ou un lapin. Tu sauras comment tailler la pagaie pour nager dans une rivière. Je leur ai dit, moi j'ai appris 2 choses depuis que je travaille au Moyen-Orient. La première chose, mes frères, mes sœurs,
C'est le génie organisationnel du peuple d'Israël. Et sa défense pour sa sécurité autour d'une identité unique. Je ne veux pas en dire plus. La deuxième chose que j'ai appris, c'était auprès du peuple palestinien. Leur persévérance dans la détermination de ce qu'ils sont. Un peuple qui doit absolument être reconnu comme peuple dans toute sa dignité et dans toute son humanité. Si nous pouvons apprendre de deux choses de ce peuple, est-ce que nous voyons cette Afrique-là qui va contribuer pour que ce monde soit beaucoup plus humain? Merci. Vorrei fare una piccola parentesi. Chi è abituato a venire ai nostri convegni sa sempre che il pomeriggio l'abbiamo sempre chiuso con una tavola africana. E le altre volte c'era uno che guidava, che era un africano, che era normalmente Jean-Léonard Touadi, eccetera, proprio perché volevamo che fosse una tavola completamente africana. Questa volta, non avendo trovato qualcuno, o meglio, cioè, pensato qualcuno, abbiamo deciso che l'Africa faccia per conto suo, non abbiamo voluto metterci un metro in mezzo, ecco. Proprio per questo motivo, perché noi crediamo fortemente, non è uno spot pubblicitario, come chiama l'Africa, che o l'Africa parla e parla al mondo, ma parla anche al proprio interno, si sa parlare vicendevolmente, oppure l'Africa è costretta sempre a restare dipendente, è costretta sempre ad andare ad elemosinare. Io ho avuto un'esperienza quando ero al Parlamento europeo, e sono stato vicepresidente dell'Assemblea che mettiamo in relazione paesi ACP e paesi dell'Unione Europea. E l'esperienza tragica che ho avuto era che questi rappresentanti dei paesi africani, che erano poi rappresentanti dei governi, venivano sempre tendendo le mani e tentavano di tutto, si svendevano anche pur di avere 2 lire in più e svendevano i loro popoli, la loro gente alla politica europea pur di avere qualche progetto in più, eccetera. Mi chiedo scusa se ricordo un fatto personale. Ricordo una volta eravamo a Parigi ad uno di questi incontri, 69 deputati europei e 69 rappresentanti dei paesi ACP, la maggior parte quindi africano. ACP vuol dire Africa, Caraibi e Pacifico, e a un certo punto non ne ho potuto più e mi sono alzato e ho fatto un intervento in cui ho detto: per favore, aiutateci a non credervi dei mendicanti. E perché voi avete la forza, la capacità, la fantasia, non solo di venire qui a chiedere delle cose, ma di venire qui a pretendere che noi cambiamo le nostre politiche, a pretendere che noi cambiamo i nostri rapporti, le nostre relazioni, a pretendere che voi di essere risarciti di quello che vi abbiamo portato via. Ecco, io credo che questo dovrebbe essere uno dei compiti forti che la diaspora africana, degli impegni forti che la diaspora africana deve prendersi nei confronti del proprio continente. Mi rivolgo almeno a quello che penso, ai ragazzi che sono qui, e conosco alcuni che hanno studiato, si sono laureati, eccetera, avete un debito nei confronti del vostro continente. E non, per favore, non svendete a noi il vostro cervello, dedicatelo al vostro paese, al vostro continente, mettetevi insieme, potete essere una fortissima potenza. Pensate se tutta la diaspora africana in Europa si unisse e fosse capace di qui di condizionare i propri governi, le proprie cose, e fosse capace di creare un movimento che crea questo, cambierebbero le cose anche in Africa. Le cose in Africa stanno cambiando, ma dareste una mano fortissima a chi è nel paese a lottare, a resistere, a creare iniziative, eccetera, eccetera. È una bellissima idea quella che ha lanciato Hélène. Tocca a voi farla, non tocca a noi. Però è una bellissima idea, organizzatevi, mettetevi insieme, diventate voi i fautori di un'Africa nuova. Questo è estremamente importante. Buonasera. Consigliere, ha introdotto
Non posso fare a meno di intervenire, visto che nel caso mio mi ha provocato, cioè parlando delle autorità, del compito di ognuno di noi, noi stranieri che viviamo in questo paese. C'è una frase che ho fatto sempre, mi chiamo Epifan Dosoyovo, sono della Repubblica del Benin, sono in Italia dal 94, è entrato in Italia per studio. Dopo un diploma in architettura, ho fatto gli studi turistici, sono diplomato nello studio turistico, poi ho avuto una specializzazione in gestione e direzione delle aziende. Sono stato eletto 2 anni fa in consiglio provinciale come rappresentante degli stranieri sul territorio provinciale di Ascoli Piceno. Mi ha fatto piacere quando ho saputo di questo convegno, non lo sapevo, tramite un'associazione con la quale lavoro mi ha avvertito che ci sarebbe questo incontro e sono venuto subito perché sapevo che sarebbe stata un'occasione per me incontrare connazionali, non per diminuire gli altri, però ho saputo, visto la presenza di uno del Benin, sono tanti anni che non incontro uno del Benin nella zona, siamo pochissimi nelle Marche e mi ha fatto molto piacere. Ho seguito con interesse tutto quello che è stato detto. Vorrei solo testimoniare, partendo di quello che è stato detto per magari calmare alcune persone, il discorso del rientro in patria per me credo che è un discorso soggettivo, perché ognuno di noi ha una storia dietro, quando parte da casa sua c'ha una storia e dipende di come è stato marcato da questa storia, dal passato. Io sono partito dal mio paese pensando di coltivare meglio il mio studio dell'architettura. Lavoravo già nella funzione pubblica, nell'Istituto Geografico Nazionale, sicuramente lo sa perché viene dal Benin. Ho lavorato 3 anni. E quando mi chiamarono qua dall'Italia dicendo che potevo venire ora per fare una specializzazione in architettura all'Istituto di Ascoli Piceno, allora sono partito e da allora, dal 94, sono rimasto qua in Italia. Subito dopo ho avuto un posto di lavoro, ho cominciato ad impegnarmi nel mondo delle associazioni, perché sono consapevole che spostandomi, un aspetto che spesso mettiamo da parte, e non vorrei parlare da politico perché non vorrei fare una politica partitocratica, vorrei solo toccare il discorso dell'aspetto di società. Quando veniamo in questo paese, in un altro paese, qualunque paese in cui ci troveremo, dobbiamo rispettare alcune regole. Prima, l'inserimento, l'integrazione, come si chiama qua, l'integrazione. Dobbiamo integrarci. Per integrarci ci sono cose che dobbiamo lasciare. Non è detto che veniamo dalle nostre paesi, abbiamo dietro una cultura al 100% perfetta. Ci abbiamo i nostri lati negativi, come ci sono i lati negativi pure in Italia. Allora, noi dobbiamo essere così bravi, secondo me è il compito più importante che abbiamo davanti, essendo qua ancora in Italia. Dobbiamo essere bravissimi a scegliere nell'ambiente in cui viviamo l'aspetto positivo e a non mandare via, a non dimenticare la positività con cui siamo entrati in questo paese. E ripeto, siamo una ricchezza perché abbiamo 2 culture. Siamo nati in un paese in Africa, abbiamo avuto l'educazione africana che è basata sul rispetto reciproco, il rispetto dell'altro,
il rispetto delle regole e siamo venuti in Italia, abbiamo studiato, viviamo qua, abbiamo acquisito un'altra cultura, la cultura europea, che riguarda tutte le altre cose, le possibilità che abbiamo di studiare, di mettere a profitto le nostre, la nostra istruzione. E perciò in provincia io ho sempre detto che noi siamo una ricchezza per questo paese, però nello stesso momento dobbiamo mettere a profitto quella nostra capacità di intervenire a favore della nostra patria, a favore dell'Africa. Come? Ragionando su questo, perché sono stato mandato a gennaio a Nairobi per il Social il World Forum, Social World Forum, scusate. Questo mi ha insegnato una cosa, come diceva un connazionale qua, un conto è vedere da lontano, sentire, vedere in televisione, un altro è di andare sul terreno, vedere la realtà, vivere la sofferenza delle persone. E io vivendo questa cosa mi è rimasto in mente. E cosa ho fatto? Sono rientrato in Italia, appena rientrato in Italia mi sono dato un obiettivo, impegnarmi, nonostante il fatto che rimarrò qua, non posso andare lì adesso, però posso fare qualcosa, impegnarmi ad attivare molto di più la cooperazione internazionale, non più questa cooperazione di carità, di lemosina, ma una cooperazione che cambi veramente qualcosa sul posto. E da lì è partito un progetto che sta portando avanti giovani, ragazzi delle scuole, da un'associazione che si chiama Gottara, scusate però è doveroso della parte mia citare questa cosa, perché sono ragazzi di scuole interessati a questo problema che stanno portando avanti, scriveranno una rivista, un libro che verrà distribuito nelle scuole in Africa, specialmente in Benin, per creare un contatto, comunicazione tra i popoli. I ragazzi, noi aspettiamo lo stesso gesto dall'altra parte. Questo creerà cosa? Creerà uno scambio di idee, creerà uno scambio di educazione, perché è importante l'educazione. Qualcuno ha detto un paese, un gruppo, uno Stato che non ha educazione, non ha formazione, nel quale non è prevista un ciclo di formazione, una possibilità ai ragazzi di avere un'istruzione, è un paese che è di partenza persa, non andrà mai avanti. Ecco perché noi veniamo, qualcuno di noi viene in Europa per poter crescere nello studio, però poi rimaniamo perché si sa, una volta ritornata a casa, tutto quello che abbiamo studiato spesso viene perso. E è un discorso di fondo molto complicato, perché entreremo negli interessi, vari interessi degli stati europei, del colonizzatore. Poi non vorrei fare una situazione, un discorso geopolitico di entrambi i continenti. Però credo che noi qui in Italia, noi che viviamo in Italia, dobbiamo pensare di intervenire, di fare da ponte, è quello che hanno detto tutti, un po' tutti, di fare da ponte, prima di fare da ponte tra l'Europa e l'Africa, cercare di intervenire concretamente nei settori in cui hanno bisogno. L'Africa non ha bisogno di carità, l'Africa non ha bisogno di chiedere l'elemosina, ha bisogno della spinta, della possibilità di esprimersi liberamente tutte le sue capacità. E noi non abbiamo spesso queste capacità, diciamo questa possibilità. Qualcuno ha detto, cito, che mi è piaciuto molto, il colonizzatore è uscito dalla porta e rientrato dalla finestra.
questo è bello, da un'idea che un po' fa ridere, però è questa la realtà. La Francia ci ha lasciato, ci ha dato l'indipendenza, si dice ufficialmente è quella, però è rimasta lì. È rimasto lì, magari ti mette il bastone nelle ruote quando vede che stai cercando di prendere la tua libertà. E questa è la politica. Purtroppo non possiamo adesso pensare di cambiare le cose così facilmente. Ma quello che raccomando, voglio associarmi a quello che ha detto nostra sorella, noi dobbiamo unirci. Qualcosa è uscito da Nairobi a gennaio. Io ho convocato un incontro con tutti i rappresentanti stranieri che stanno nelle istituzioni in Italia. Ci siamo incontrati con consiglieri della Toscana, delle Marche, dappertutto praticamente. Abbiamo deciso di creare una consulta nazionale, che vogliamo essere da adesso contribuente intermediario tra le istituzioni italiane e le istituzioni africane, perché basta rimanere sul fatto di mandare sempre i soldi, mandiamo soldi, ma i soldi quando vanno lì c'è effettivamente uno staff di controllo reale sul terreno. Come vanno a finire questi soldi? Come sono spesi questi soldi? Va veramente a profitto della popolazione che ha bisogno di questa cosa? Queste sono domande che dobbiamo porci e cercare di risolvere. Dobbiamo fare da ponte, rispettare le regole e farci rispettare. Dal momento in cui contribuiamo nel territorio, partecipiamo alla vita socio-economica del territorio, ci aspetta un dovere e compiti dalla parte dell'amministrazione, che dovrà dare soddisfazione, cercare di venirci incontro nei nostri bisogni. E il nostro bisogno, diciamo, la nostra necessità attuale, oltre il fatto di vivere liberamente su questo territorio, in questo paese, di avere tutte le possibilità, secondo quello che è scritto nella Costituzione, siamo liberi, ogni uomo è libero, il diritto internazionale dell'uomo. Se è vero che l'Italia rispetta, è un paese democratico, noi speriamo, e ci ha fatto vedere, se no non saremmo qua, abbiamo connazionali che lavorano, che studiano, quello che spesso alcuni di noi non ha avuto, è rimasto in paese e vive una situazione veramente disperata. L'ultima cosa, permettete di dirmelo, dobbiamo cercare di lavorare. Io faccio un appello a tutte le associazioni che si impegnano in questa cosa, nella cooperazione internazionale, la mass media. Quella è l'informazione che si trasmette lì, in Africa, l'informazione che parte dall'Europa. No, l'Europa come un paese dell'Unione Europea, l'Italia come un paese dell'Unione Europea sviluppato, che non ha problemi, tutto liscio, grattacieli dappertutto, macchine bellissime. Cioè, si deve smettere di illudere quelli che stanno lì su queste cose. E lì è vero che non ci capiscono quando noi chiamiamo da qua dicendo che abbiamo i problemi, ci alziamo alle 4 di mattina magari per andare a lavoro, dobbiamo andare a fare lavori inimmaginabili che non potevamo fare, immaginare di farlo a casa nostra. Dobbiamo cominciare a dare l'informazione giusta. Se la mass media non è dalla nostra parte, io credo che avremo maggiore difficoltà a far passare questo messaggio, a cancellare questa illusione che sta dall'altra parte. Vi ringrazio di questa possibilità. Grazie. Avant de laisser l'autre la parole à nos aînés,
Je voudrais revenir sur une chose qui me marque toujours et ça m'aide franchement dans ma vie. Je me rappelle toujours de mon père quand je viens lui dire quelque chose ou bien quand on a un litige où il veut résoudre, il laisse d'abord ses enfants s'essouffler, peut-être qu'il parle avec énervement et il s'étouffe. Après, il vient, il les touche par le dos et il dit « Bon, calme-toi. Maintenant, dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Donc, la chose fondamentale est que, franchement, nous nous sommes essoufflés. Chacun a essayé de se dégager de sa colère, de se dégager de cette délusion. Et c'est très important quand nous sommes arrivés aussi à comprendre qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce que nous pouvons faire. Ça me plairait bien. J'avais pensé à cela, peut-être il y a cela une année, quand j'étais arrivé à la rencontre de Kiama Africa de l'année passée. Je crois que j'ai vu ma maman qui est à ma droite aussi. Ah, c'était pas elle. Mais j'ai vu ma maman qui est à ma gauche. Et elle était venue. Il y avait aussi d'autres mamans, il y a des sœurs, tout ça. Je dis, mais pourquoi on ne peut pas faire venir nos filles africaines qui sont dans des universités, qui ont aussi des idées les idées de révolution, qui veulent changer quelque chose, mais qui ne savent pas cette réalité qui est là en Europe. J'étais arrivé à Ferrara. J'avais essayé de sonder un peu avec Secondo, mais je ne sais pas, peut-être qu'il aurait oublié parce que il m'a aussi oublié du visage. Et je pensais toujours rencontrer Eugenio. Je ne le connaissais pas vraiment et je n'avais même pas son figure dans ma tête. Je dis, ça serait très intéressant que ces rencontres qui se passent ici en Europe, d'essayer de toucher le nouveau universitaire, c'est-à-dire nos filles, nos jeunes filles qui sont dans des universités, qui des fois ils sont déterminés dans leurs recherches, et ils disent, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, mais ils sont confus. Les inviter seulement en Europe, qu'ils fassent un mois à participer à ces conférences, voire s'entretenir avec nos amis européens, et étant si convaincus qu'elles doivent retourner en Afrique, qu'elles retournent et qu'elles essayent d'innover des choses. Au-delà de cela, nos jeunes filles, et aussi certainement nos jeunes étudiants, hommes, afin que tout le monde puisse découvrir l'Europe de cette manière, mais déjà étant convaincu que je dois changer l'Afrique, étant aussi là dans ma réalité. Et aussi au-delà de cela, si nos amis, vous voulez nous aider, merci bien, on ne peut jamais refuser d'aide, ça c'est pas mal. Mais si on peut organiser des rencontres, comme vous l'aviez déjà fait, et en Afrique, invitons tous les jeunes africains, les jeunes étudiants africains qui réfléchissent aussi sur l'avenir de l'Afrique, se trouver peut-être des rencontres régionaux organisées peut-être par Kiama Africa, peut-être autant d'autres. Une rencontre régionale pour les régions de Grand Lac, pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique de l'Est. Comme ça, les gens se retrouvent et petit à petit, on constitue un leadership qui va peut-être à un certain niveau dire, voilà, maintenant on fait une rencontre africaine où ceux qui y arrivent savent déjà qu'ils sont partis d'une base. Donc c'est un processus. Si on peut franchement essayer de voir ces choses, je crois que petit à petit, peut-être pas si vite, mais d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, peut-être que nous, on va déjà cesser de vivre. Mais ceux qui nous auraient vu amorcer cette marche diront certainement, bon, nos aînés, ils l'ont fait, de l'indépendance, ils sont partis. Les jeunes étudiants qui ont découvert l'Europe, ils l'ont fait, ils sont partis. Et maintenant, nous qui avions reçu de ces initiatives, comment est-ce qu'on peut les concrétiser? Espérons bien que d'ici 50 ans, l'Afrique puisse avoir des idées claires et savoir ce qu'il fait pratiquement sur le terrain, sachant qu'il doit chercher à tout prix être indépendant de l'Occident, de l'extérieur, collaborant certainement avec le monde entier. Merci bien. Ho sentito quello che hanno detto tutti gli studenti africani e la cosa che mi meraviglia, quando studiavo qui era sempre lo stesso problema e vedo se non ci decidiamo, perché non mi tolgo, perché io pure ho vissuto quello che state vivendo e la paura del rientro e l'insicurezza di rimanere. Se non mettiamo un punto, non la finiremo mai, sarà sempre il ritornello. Perché bello è parlare, poi l'agire è un'altra cosa.
quando si dice facciamo questo, prima di tutto si pone il problema economico, si pone il problema di tempo, si pone il problema di questo, siamo in Europa, non c'è mai tempo, e allora non faremo mai niente. E arrivando in Africa, uno si dice, ma tutti gli anni passati in Europa, a che cosa mi sono serviti? Passo alla preoccupazione di Solange, e che è anche la preoccupazione di qualcun altro, e che è quello che Elena ha detto sugli studi. È vero, tutto questo che si è detto è verissimo, però ragazzi, io riflettevo in me, dicevo, se togliessimo anche quel poco di studio che si fa, anche se va male, vi immaginate che cosa saremmo, che cosa avremmo nelle nostre nazioni? Adesso che ci pensiamo, è bene, e spero che partendo da lì possiamo suggerire e cercare dovunque passeremo di cambiare. Cambiare sì, però dire perché non ci serve a niente, lasciamo, no. Guardate, quando uno va a comprare i fiori, può dire voglio soltanto le rose, voglio soltanto questo. Però quando prende un bouquet multicolore, diventa più bello. E per lo sviluppo e la costruzione di un paese bisogna avere tutto, anche quello che gli altri disprezzano. Per cui io dirò, ragazzi, non dite soltanto le scienze così, le scienze colà. Abbiamo bisogno di tutto, e avremo bisogno che tutti i nostri ragazzi studiassero. Ecco perché io mi sento malata, perché non riesco a far studiare tutti i ragazzi. E guarda caso, qui in Italia, ho vissuto in Italia per tanti anni, ci sono bambini che non vogliono andare a scuola. Così come in Africa, i figli dei ricchi non vogliono andare a scuola. Non vogliono studiare, però i figli dei poveri, tutti quanti vogliono andare a scuola. Io divento pazza quando mando a scuola qualcuno e un altro mi dice ma io sono più sfortunato di lui, e perché lo mandi lui a scuola e io no? Perché l'unica cosa che tutti i bambini vogliono è andare a scuola. E quando vanno a scuola, guarda, è una gioia. E io nella psicoterapia vedo che è un mezzo che mi aiuta moltissimo. I ragazzi che vanno a scuola, anche se sono bocciati 4 volte in una classe, però recuperano molto meglio degli altri che non vanno a scuola. Non scoraggiatevi, ragazzi. Noi non diciamo rientrate per forza. Chi rimane, come il mio fratello lì, è un orgoglio per me. Quando vedo Tuadi già al Campidoglio, io cammino con l'orgoglio, dico ecco, almeno uno è lì. Rientrare è bello, però rientrare per non fare nulla non vale la pena. Rimanere è bellissimo, però rimanere per sognare dopo aver studiato e fatto tutto, guarda, è un gâchis, come si dice in francese, è una rovina, e noi possiamo piangere. Però tutto quello che si studia, che sia qui, che sia giù in Africa, facciamolo con un cuore solo. E quello che ha detto adesso il mio fratello, di far venire gli studenti dall'Africa qui, sarebbe bellissimo, però non so se può essere facile o perlomeno fattibile. Perché non dimenticate, perché siete in Italia 2-3 anni fa, da 3 anni, che non è difficile, per avere il visto, ragazzi, è un problema serio. E poi quando vengono qui, la logistica della loro permanenza, bisogna tenerne conto. Gli incontri regionali, quelli si possono fare, anche lì. Anche se si chiedono anche interventi economici, però non saranno mai
come mandare questi ragazzi o farli venire in Europa. So che i ragazzi che studiano nelle università, io vedo a Bukavu, fanno degli incontri. E ho avuto la fortuna di partecipare ad alcuni incontri perché ho la mia nipote che si deve laureare in legge l'anno prossimo, che invitava i suoi compagni e durante la guerra non potevano fare gli incontri dappertutto. Nella casa che avevamo affittato per la nostra associazione c'era una grande sala e io ero lì, li ascoltavo. E veramente vi dico che c'è da sperare proprio per il futuro dell'Africa, non perché loro non siano arrivati in Europa, ma stanno sviluppando dei ragionamenti che fanno sperare che un domani una cosa cambierà. Però se vi organizzate, sarebbe meglio mettervi in comunicazione, così anche scrivendovi e scambiando le idee si può andare lontano. E vi ringrazio. Grazie. Volevo dire una cosa brevissima, come cristiana, perché sono cristiana, volevo dire che sono d'accordissimo dell'idea della la sorella grande Elena Inda di creare questa organizzazione dei giovani studenti qui. Ma come cristiana inviterei lo Spirito Santo di essere la base di questa organizzazione, di guidarci, perché l'esperienza ha mostrato che quando ci sono due, tre persone, più persone che si mettono insieme per una causa giusta, c'è sempre l'altro, quello che piace il disordine, che cerca di passare tramite una persona per distruggere tutto il gruppo. Quello che volevo dire, grazie. Noi abbiamo ancora difficoltà in Africa, non solo è parlare e basta. Come è il governo mio, anche tu studi, fa professore, non ti lascia fare quello che ti ha portato da Europa. Ti massa subito. Abbiamo difficoltà anche ragazzi e studenti che hanno esperienza in Europa, in America, in Australia, anywhere, hanno difficoltà per fare questa esperienza in Africa. Perché tutti i governi vecchi, quelli che dittatori, che non vogliono lasciare per fare un bello futuro, meglio di loro stanno adesso. Non dimenticate queste cose. Altri, più o meno, io non lo so tutto, però io sempre parlo di Sudan. Perché io sono stato molto male. Una settimana fa, morti 200 persone. Che ha ucciso? E Gaburno. Ancora voi non sapete niente del Darfur, cosa succede. Tutto il mondo sta parlando. Però è importante noi giovani veniamo in Europa, in altre parti, in America, in Australia, in Asia, ogni paese del mondo, continuiamo a studiare bene e lavorare bene, anche integrare, molto importante, però difficile integrare, io ho trovato molta difficoltà a integrare anche in Italia. Io quello che ho trovato posso dire direttamente, senza vergogna. Io sono stato in Italia un anno e mezzo, con permesso di soggiorno di 6 mesi, non può lavorare. E dove dormi? Dove mangi? Dove studi? Cosa fa? Ma difficoltà tante qui anche in Europa. Questa difficoltà prima volta è trovata in Europa, anche in Africa non trovata, solo in Galeria. Però fino adesso io ho fatto eccezioni, ma salito in Italia perché voglio aiutare
mia famiglia, mio bambino, nostro bambino, nostre madri che stanno con i rifugiati fuori Sudan. Hanno ferito, hanno fatto tante cose, senza acqua, senza mangiare. Noi sudanesi in Ancona qui, io vivo in Ancona 2 anni, noi sudanesi solo 6 persone e nessuno conosce noi. Perché anche noi non conosciamo, anche non abbiamo amici perché non c'è integrare. Quello che vogliamo fare come una riunione, qualcosa di organizzazione, facciamo in Roma, a giro, altre cittadine più grandi. È un po' difficoltà anche in Italia. Sì, in Europa, è un paese democratico, ma vogliono fare, vogliono dire, vogliono fare tutti come vuoi, però in Africa è un po' difficoltà. Quando hai un'esperienza non vuole fare, non ti lasciano fare quello che ti hai fatto. Scusate, grazie. Je voudrais dire aussi 2 mots. Moi je pense que vous devez constater que même entre nous africains il y a une certaine convivialité dans les différences. Moi, je pense qu'on ne peut pas bâtir l'Afrique à partir d'ici. Je pense qu'on ne peut pas rester ici et dire qu'on est en train de bâtir l'Afrique. C'est faux. Moi, ça fait 10 jours que je suis parti de chez moi. Je travaille dans une ferme. J'élève des bêtes. Et un jour, je me lève, je viens ici. Qui va le faire à mes places? Quelqu'un a dit tantôt que chacun a une histoire. Oui, les histoires, les difficultés, les persécutions, ça on peut le comprendre. Mais si nous avons étudié, si nous avons la possibilité de mettre à la disposition de nos frères qui sont restés là-bas, je pense qu'on a le devoir moral de le faire. Nous ne devons pas surtout, seulement parler de l'argent, du gain, des avantages. Et nous qui sommes restés là-bas, est-ce que nous sommes plus malheureux que vous qui êtes ici? Moi j'ai une famille, je suis heureux d'être dans ma famille. Pourtant, je ne gagne pas grand-chose. Je pense que la mentalité, le changement de comportement, même au niveau de nous, Africains, c'est ça qui est fondamental. Parce que nous critiquons les responsables politiques. Mais ces responsables politiques, ils ont fait ici. Ils ont fait la France. Ils ont fait les États-Unis. Ils ont fait l'Italie. Ils ont reçu cette culture des Blancs. Et quand ils reviennent chez nous, ils nous appliquent ce qu'ils ont vu ici. Je pense que progressivement, il faut que nous, même dans les mots que nous utilisons, moi quand on me parle aujourd'hui d'aide, quel schéma je vois comme ça? Une main en bas, une main en haut. Aidez-nous, les Blancs là, aidez-nous. Il faut qu'ils soient venus au Bénin, vous avez vu. Et on dit Yovo, cadeau. Non. Je pense qu'aujourd'hui, au 21e siècle, même dans le discours, on doit parler d'accompagnement. Nous devons être co-acteurs. Parce que tant que nous ne le faisons pas et que nous avons et ce discours... Moi, j'étais en Finlande. C'est pour vous dire un peu que entre nous-mêmes, nous ne sommes pas très sérieux. J'étais en Finlande pour le conseil d'administration d'Emmaüs International. Nous avons visité une province. Et qu'est-ce que le gouverneur de la province nous a dit? Il nous a montré des ivoires d'éléphants là. Et qui lui a donné ça? Il a dit que c'est l'ambassadeur, je ne vais pas citer le nom, l'ambassadeur d'un pays africain qui lui a offert, alors que c'est interdit dans ce pays-là, que des richesses comme ça. Mais l'ambassadeur, en donnant cet ivoire-là, hein, massif, et il y avait de l'or en bas, qu'est-ce qu'il recherchait à travers ça? Deuxième chose, on était au Cameroun, on a fait un colloque. Et on parlait de l'eau. Il ne faut pas privatiser l'eau. Vous savez que de plus en plus, on parle de la privatisation de l'eau. Et nous étions en train d'écrire les recommandations adressées au gouvernement. Et il y avait un représentant du gouvernement. Nous avons écrit, nous demandons au gouvernement camerounais de ne pas privatiser l'eau. Mais cette dame qui représentait le gouvernement, elle a piqué une colère. Parce que c'était les associations de la société civile. Elle dit, ça,
vous ne pouvez pas marquer ça dans les recommandations. Et si vous le marquez, votre association, d'ici 2 mois, elle va disparaître. Comment voulez-vous qu'on puisse changer le monde si nous n'avons pas la possibilité de dénoncer les différents faits? Donc je me résume en disant, l'Afrique refuse la pitié. L'Afrique refuse l'assistance. Mais l'Afrique, dans ce développement-là, veut un co-développement. On veut être co-acteur. On veut que vous accompagniez. Vous avez des richesses, nous en avons ici. Et je dis à mes frères d'ici, même si vous êtes dans une dynamique de réflexion, pensez au pays. Parce qu'au pays, on a besoin également de vous. C'est ce que les amis ont dit. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord que l'Afrique n'est pas un mauvais continent. Naître africain, ce n'est pas un malheur. Ce qu'on peut demander à l'Europe, comme disait Patrick, c'est l'accompagnement de l'Afrique. Moi, je suis enseignant dans mon pays. Et si vous arrivez à Bukavu, vous aurez peut-être à me découvrir davantage. J'ai organisé beaucoup de marches contre les pouvoirs. J'ai organisé des pétitions contre les pouvoirs. Et même quand nous étions sous l'occupation rwandaise, je suis parmi les jeunes qui ont beaucoup réagi contre l'occupation, soit à la radio, soit dans des journaux, dans des conférences. Et beaucoup de compagnons avec qui nous avons travaillé ont fui le pays. Il y a ceux qui sont en Norvège, d'autres sont aux États-Unis, il y a ceux qui sont au Canada. Moi, je suis de ceux qui croient que la vraie lutte, il faut la faire en Afrique. J'ai toujours dit à mes élèves qu'il y a moyen de développer le Congo. Et c'est vrai, c'est malheureux que toute la souffrance qu'on a imposée au Congo, toute la souffrance que les dirigeants ont imposée à leur peuple au Congo, bien sûr avec la complicité de certaines multinationales, a fait que notre jeunesse croit que la meilleure vie, on peut la trouver en Australie, on peut la trouver en Europe, on peut la trouver au Canada. Moi, j'ai toujours dit à mes élèves que la meilleure vie, c'est quand on est chez lui. La meilleure vie, c'est quand on développe chez lui. La meilleure vie, c'est de s'accepter quand on est chez lui. Et je suis en train de décourager ce départ-là. Je voudrais vous dire que nous suivons toujours les informations de la France. Et parce que nous parlons français et nous suivons les médias français. Nous suivons toujours les problèmes de nos frères africains qui sont dans des pays européens. Les problèmes des sans-papiers. Les jeunes fuient la misère. Mais il y a aussi une question qu'on peut se poser. Qui est à la base de cette misère? Parfois, il y a aussi la complicité de certains dirigeants européens dans ces misères. Je vais donner l'exemple de mon pays, ex-Zaïre. Ça faisait un bon temps les Zaïrois, qui sont devenus aujourd'hui des Congolais. Ils en avaient marre avec Mobutu. Ils ne voulaient plus de Mobutu. Parce qu'ils comprenaient qu'avec Mobutu, les choses ne marchaient plus. Mais il fallait voir le soutien que Mobutu avait eu de la part de l'Occident. Quand le peuple ne voulait plus de Mobutu, c'est à ce moment que Mobutu est devenu plus fort. Il a eu le soutien de la France, il a eu le soutien de la Belgique et surtout du grand géant, les États-Unis. Alors que le peuple, lui, déjà, trouvait que ça n'allait pas avec Mobutu. Si déjà dans les années 70, dans les années 80, on nous laissait partir Mobutu, les drames de l'éducation que je vous ai parlé ici, ne serait pas tel que nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. C'est parce qu'on avait armé Mobutu contre son propre peuple qu'aujourd'hui le peuple congolais se trouve dans la situation dramatique. Et cette situation se vit dans d'autres pays africains. Et donc je voudrais lancer un appel. Au moins vous avez la chance d'avoir des dirigeants qui, quand vous faites pression, ils comprennent. Ce n'est pas le cas chez nous. Nous allons recourir à vous pour certains de nos problèmes. Quand nous avons des dirigeants qui nous malmènent,
nous viendrons vous voir de manière que vous puissiez aussi faire pression avec nous pour que ces dirigeants-là ne puissent pas avoir le soutien international. Ça, c'est une chose que vraiment je peux vous demander. Et il y a des sans-papiers qu'on fait rentrer de l'Europe vers l'Afrique. Parfois, comme je venais de le dire, la mauvaise politique. Je vais prendre le cas du Togo. Il n'y a pas un Togolais ici parmi nous, je ne sais pas s'il y a un Togolais. Nous n'avons jamais compris la politique occidentale en Afrique. Certaines élections, quand elles sont trichées, on les dénonce. Telle a triché. Le cas des Zimbabwe, on dénonce les Zimbabwe. C'est vrai, au Zimbabwe, les choses ne marchaient pas. On dénonce les Zimbabwe, on dénonce Mugabe. Mais au Togo, il y a quelqu'un qui a triché très bien. Voilà, il a très bien triché les élections. Mais il a été applaudi par la France. Les États-Unis n'ont rien dit. Il a été accueilli, applaudi. Et cette politique-là, nous ne la comprenons pas. Et c'est là que j'ai lancé un appel aux peuples européens, aux peuples occidentaux, de bien suivre ce qui se passe en Afrique et peut-être de faire pression aussi à vos dirigeants quand ils déconnent. Quand nous ne voulons pas un dirigeant, c'est mieux que vos dirigeants acceptent aussi que nous ne les voulons pas, qu'ils ne les soutiennent pas. Voilà, je vous remercie. Je croyais que j'avais parlé avant, donc... Mais peut-être... nous avons vraiment beaucoup de travail à faire en termes de réflexion et en termes d'action. Mais moi, ce que j'ai retenu à la fin, j'ai retenu deux perspectives théologiques. La théologie du retour et la théologie de l'enracinement. Et moi, je pense que chacun et chacune est libre dans ses choix. Et à ce titre-là, si on a choisi la théologie du retour, il faudra donc s'attendre à retrousser les manches parce que rien ne sera facile. Là-bas, il y a autant de diplômés que de diplômes que vous ramenez. Donc là-bas, ces jeunes ont à peu près les mêmes combats que vous. Vous avez au moins la chance de trouver où travailler la nuit. Eux, ils n'en ont pas. Donc, si vous choisissez le retour, vous devez être déjà dans les forces de vos propres convictions, dans votre propre engagement. Et c'est un choix à faire. Si vous avez choisi la théologie de l'enracinement, là, je rejoins le discours de mon frère qui est conseiller ici pour vous dire qu'il faut donc vous attendre à tous les défis de l'intégration et aussi à une perte de quelque chose de vous-même, de votre être, de l'essentiel de ce que vous constituez. Voilà donc ce que moi j'ai retenu à la fin. Donc c'est un choix que chacun et chacune peut faire. Mais quel que soit le choix que vous faites, nous avons un point de rencontre, c'est l'Afrique. Et l'Afrique que nous aimons. Et l'Afrique qui est l'espoir de ce monde. Merci beaucoup. Chiudiamo, ma chiudiamo per modo di dire, cioè continuiamo. Vorrei solamente, non faccio delle conclusioni perché non ha senso, le conclusioni ognuno se le porta e poi mi pare che la conclusione più bella sia stato questo tavolo. Vorrei solamente prendere due piccole provocazioni e accoglierle come chiama l'Africa. La prima provocazione è questa. Noi abbiamo bisogno, e ve lo chiediamo col cuore in mano, abbiamo bisogno che gente come voi, che sono qui o per starci, per decidendo di starci, o provvisoriamente per studiare, per apprendere delle cose, cioè ci diate una mano a capire sempre meglio le cose che dobbiamo fare e farle insieme. O meglio, se volessi essere ancora più radicale, pensando quello che penso veramente, mi piacerebbe che un po' alla volta chiama l'Africa, non lo so se i consigli, sapete che nelle associazioni ci sono i consigli d'amministrazione, non so se nel consiglio d'amministrazione saranno tutti d'accordo, roba di questo, dico quello che penso io, che chiama l'Africa pianin pianino diventasse gestita dagli africani, tutta,
anche questi convegni organizzati da voi, appoggiati naturalmente da noi, eccetera. Perché mi piace, la cosa bella che abbiamo sperimentato in questi anni è che quando abbiamo lasciato parlare l'Africa e gli africani, alla fine siamo sempre stati più contenti, abbiamo detto le cose sono riuscite. La seconda provocazione che accolgo, come chiama l'Africa, è questa, è che in ogni caso, a partire dalla nostra esperienza ci porta a dire che da quando abbiamo cominciato, c'era gente che lo faceva chissà da quanto tempo, eccetera, parlo, dico un po' più per me, eccetera, da quando abbiamo cominciato a guardare l'Africa e a cercare di comprenderla lasciando che l'Africa ci parli e ci trasformi. E in questo contesto questa mattina ho ricordato il professor Chiserbo, perché Chiserbo è stato l'uomo che ci ha insegnato ad amare l'Africa e ci ha insegnato ad amare l'Africa vera, l'Africa nella sua storia, l'Africa nella sua dignità, l'Africa nella sua saggezza. Ecco, da quando questa esperienza ci porta a dire che stiamo, almeno lo dico la mia, cioè ci sta cambiando, ci sta cambiando la vita, ci sta cambiando il modo di essere, ci sta cambiando il modo di rapportarci. Da una parte ci fa diventare più amici, più capaci di relazione, dall'altra parte ci fa incazzare di più. Io stamattina mi sono incazzato, lo dico con molta, ci fa incazzare di più nei confronti di questo modo estremamente di superiorità nei confronti che noi abbiamo nei confronti degli africani. E allora, se questo incontro ci trasforma vicendevolmente, allora a questo punto noi ci accorgiamo di avere bisogno noi dell'Africa. Ed è una cosa, non è retorica, ve lo dico con molta sincerità, può darsi che qualche anno fa lo pensassi leggendolo, eccetera, ma mi sto accorgendo che è vero, non è retorica. Se in questo nostro mondo, dove ci sono tante ricchezze e tante differenze, noi che abbiamo tante cose positive, ma anche abbiamo tante cose negative, fossimo capaci di metterci di più in ascolto, come cambierebbe in meglio anche la nostra vita qui in Europa? Come saremmo più capaci di relazioni, come saremmo più capaci di rapporti, come saremmo più capaci di trovarci insieme e di sperimentarci amici tutti i giorni, di sperimentarci gente che cammina insieme. E per questo io vorrei ringraziare soprattutto voi e tutti noi che siamo qui presenti. Vorrei ricordare solamente, chiudendo, che ad ottobre faremo questo incontro più grande di Chiama l'Africa, però questo è stato grandissimo, questo incontro. Io vi dico la verità, l'ho vissuto molto forte, mi sono sembrate testimonianze vere, autentiche, che abbiamo vissuto. Mi dispiace che non eravamo tantissime quelle che siamo, buone, siamo di pasta buona, siamo di pasta buona. E dicevo, ma questo incontro che faremo ad ottobre, in cui vorremmo farci interpellare dalla storia recente dell'Africa. Il titolo sarà probabilmente "Hanno avuto il coraggio di osare" e sarà, partendo dai 20 anni dell'assassinio di Thomas Sankara, una rievocazione di tante persone africane che hanno fatto la storia dell'Africa, a partire da, appunto, da Sankara, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah. Ci sono tante persone che hanno dato il loro sangue, la loro vita, la loro storia, la loro intelligenza per questo continente. E penso che impareremo tante cose facendoci ascoltare da loro. Vi ringrazio davvero tutti. Buon lavoro, buon viaggio, grazie a tutti i nostri fratelli africani, e Pap ancora una volta ci saluta. Grazie a tutti.